Io sono Luzia San Severino e voi terrete con me l'esame di elettronica. Una buona parte di voi approda questo esame venendo dall'esame di 3 crediti di complementi di elettronica. Quindi, diciamo, ho visto che invece altri non l'hanno seguito, una prima parte di questo corso servirà a richiamare dei concetti che chi ha seguito il corso di complementi probabilmente ha già ascoltato, ma comunque non, diciamo, non è un problema se riprendiamo almeno i concetti minimi di segnale e di amplificatore che con qualcuno di voi ho già trattato. Anche per questa parte di corso, il libro di testo che noi useremo è questo, è il Sedra Smith, Circuiti per la microelettronica, edizioni Edises. Non vi fate spaventare dalla vastità del volume, in realtà questo è un libro di cui io consiglio, diciamo, l'acquisto piuttosto che la selezione di alcune parti, perché innanzitutto è un libro che comprende molto di più di quello che noi tratteremo, comprende anche parti di elettronica digitale, di elettronica di potenza e così via. È un libro fatto molto bene, soprattutto un libro che ha un'impostazione didattica molto buona, per cui è pieno di esempi, di esercizi, è sicuramente un supporto molto valido, quindi io consiglio l'acquisto, diciamo, e l'utilizzo di un libro di testo, per quello che dicevamo prima. Questo è un corso che prevede un'ampia parte esercitativa e con degli strumenti che in parte abbiamo già visto, che sono il simulatore SPICE. Voi tutti avete nozione di SPICE o c'è qualcuno che non conoscete tutti SPICE? Eh? C'è qualcuno che non ha mai utilizzato il simulatore? Perfetto, qualcun altro? Tanto non vi si vede da questo lato. Benissimo, va bene, quindi faremo, diciamo, un po' di azzeramento anche della parte SPICE. Di che cosa si occupa questo corso? Come dicevamo, nell'altro nel corso precedente noi abbiamo trattato di amplificatori operazionali, guardandone il comportamento dei terminali, disinteressandoci completamente di cosa ci fosse detto. In questo corso di elettronica noi, ripartendo dal concetto di segnale e di amplificatore, andiamo a studiare che cosa c'è dentro e quindi i dispositivi attivi, quindi ci occuperemo di una parte, diciamo, di fisica dei semiconduttori, per la parte che ci consente di capire il funzionamento dei dispositivi che andremo a trattare, e quindi studieremo essenzialmente, quindi ci soffermeremo sui segnali, in particolare sui segnali analogici, visto che noi studieremo essenzialmente circuiti per il trattamento di segnali analogici. Quindi vedremo qualche cenno di fisica dei semiconduttori. E poi studieremo i più importanti dispositivi a semiconduttore, che sono il diodo, il MOSFET e il transistore bipolare. Vedremo degli amplificatori realizzati con transistori e MOSFET e studieremo, diciamo, le tecniche di analisi di questi amplificatori, sia monostadio che multistadio. Questo, diciamo, è il nostro percorso. Quindi studieremo alla fine
amplificatori a singolo stadio e a più stadi. Avete domande sull'esame, sul programma, sui libri di testo, sul materiale? Tutto a posto? Allora, cominciamo a parlare dei segnali. Studieremo circuiti che trattano, quindi hanno un loro ingresso, dei segnali elettrici, che sono essenzialmente delle correnti, delle induzioni analogiche, quindi continue nel tempo. In particolare noi ci disinteressiamo da dove e come questi segnali sono stati originati, quindi immagineremo che i nostri segnali, che sono per l'appunto dei segnali analogici, quindi dei segnali che, se questa è una tensione, assume valore per ogni istante di tempo, noi presupporremo che questi segnali ci giungano attraverso dei generatori di segnale. I generatori di segnale che voi, come sapete, possono essere schematizzati con una forma di tipo Thevenin-Orto, a secondo se vogliamo schematizzare un generatore di tensione o di corrente. Quindi per noi i segnali saranno dei segnali, diciamo, di con S di T, che ci verranno forniti attraverso un generatore reale di tensione, quindi un generatore che presenta una resistenza serie, o attraverso un generatore reale di corrente, quindi un generatore di corrente che ha ai suoi capi in parallelo una resistenza RS. Per cui diciamo il nostro punto di partenza sono questi segnali. Ora, se noi diciamo, non limitiamo il tipo di segnali che abbiamo, dovremmo studiare la risposta dei sistemi a un segnale qualsiasi. In realtà vedremo che dal nostro punto di vista la tipologia di segnale più importante da studiare è il segnale sinusoidale. Perché questo? Perché con gli strumenti della serie di Fourier, della trasformata di Fourier, noi possiamo vedere che un segnale, qualunque segnale, sia esso periodico o non periodico, può essere scomposto in una somma di infiniti termini sinusoidali. Questo fa sì che il segnale più importante per le nostre applicazioni è il segnale sinusoidale e quindi studiare la risposta dei sistemi al segnale di questo. Che cos'è? Come si caratterizza un segnale sinusoidale? Un segnale sinusoidale è un segnale periodico, immaginiamo che pari con una tensione, è un segnale periodico che è completamente caratterizzato da due valori, che sono l'ampiezza, chiamiamola P con A, e la sua pulsazione. Quindi io un generico segnale sinusoidale lo posso scrivere con un'espressione di questo tipo, V con I uguale V con A per l'ampiezza per seno di omega. La pulsazione omega non è altro che 2 pi greco f, dove f è la frequenza del segnale sinusoidale. La pulsazione si misura in radianze al secondo e la frequenza è 1 sul periodo della forma d'onda sinusoidale e si misura in hertz.
realtà un qualunque segnale può essere riportato ad una somma di segnali sinusoidali. Prendiamo come esempio un segnale anch'esso molto usato, che è l'onda quadra. Supponiamo di avere una tensione che sia rappresentabile come un segnale onda quadra, anche questo caratterizzato da un'ampiezza V e da un periodo T. Bene, la serie di Fourier, la trasformata di Fourier, ci consente di scomporre anche un segnale ad onda quadra in una serie di infiniti termini di tipo sinusoidale ad ampiezza decrescente e a frequenza crescente. Secondo quale legge? Possiamo scrivere che questo segnale può essere scritto come 4t su pi greco. Ora vediamo chi sono questi termini. Questo segnale noi lo possiamo scrivere, come vedete, con una serie di sinusoidi, una somma infinita, di ampiezza crescente, di ampiezza decrescente e di frequenza crescente. Per cui noi troveremo un primo termine, che è una sinusoide di ampiezza 4V, dove V è l'ampiezza dell'onda quadra fratto pi greco, se omega 0t, dove omega 0t è legato al periodo della onda quadra e viene detta, diciamo, la frequenza fondamentale, l'armonica fondamentale. Quindi noi abbiamo una sinusoide, diciamo, fondamentale e una serie di sinusoidi che hanno un'ampiezza che diminuisce, che hanno delle frequenze in relazione con la frequenza fondamentale. In particolare qui abbiamo le armoniche dispari, omega 0, 3 omega 0, 5 omega 0, 7 omega 0. Si può mostrare che, sebbene i termini di questa serie siano idealmente infiniti, se uno arresta a un troncamento ai primi termini, i primi 3, 5 termini di questa somma, il segnale onda quadra resta comunque ben descritto. Quindi si può, diciamo, studiare la risposta all'onda quadra di un sistema comunque riconducendolo alla risposta a una somma di sinusoidi. Okay? Quindi considerare nel prosieguo di questo corso il segnale, sempre un segnale di tipo sinusoidale, non ledere in generalità di quello che diciamo, potendo, avendo noi gli strumenti per riportare un qualunque segnale comunque in una somma di sinusoidi. Un modo molto, diciamo, interessante di rappresentare una descrizione di questo tipo, cioè come somma di sinusoidi, è lo spettro di frequenza del segnale. Come si rappresenta lo spettro di frequenza? Lo spettro di frequenza è un grafico dove sull'asse delle ascisse mettiamo la pulsazione, quindi il radiante al secondo, e sull'asse delle ordinate riportiamo l'ampiezza dei singoli termini della somma. Quindi se noi volessimo rappresentare lo spettro di frequenza di questa tensione, che dovremmo dire? Che abbiamo una fondamentale a
a pulsazione omega 0, la cui ampiezza è 4b su pi greco. Poi cosa abbiamo? Abbiamo un'altra componente che ha una frequenza che è 3 omega 0 ed un'ampiezza che è un terzo della precedente, quindi 4pi pi greco per un terzo. Poi che cosa troviamo? Troviamo ancora una sinusoide, questa volta a frequenza pulsazione 5 omega 0, la cui ampiezza è un quinto dell'ampiezza della fondamentale, e così via. Questa qua sarà 7 omega 0 e questa qua sarà un settimo 4pi su pi greco. Chiaramente abbiamo detto la somma è idealmente infinita. Questo che abbiamo disegnato viene detto spettro a righe. Perché a righe? Perché, come vedete, presenta delle componenti solo a particolari frequenze. Lo spettro a righe è caratteristica dei segnali periodici. Noi abbiamo ottenuto questo partendo dalla scomposizione di un'onda quadra, di un segnale periodico. In generale, se il segnale non è periodico, noi possiamo comunque ricavarne il suo spettro di frequenza, ma chiaramente questo non avrà la caratteristica forma a righe, ma sarà piuttosto una funzione della pulsazione. Quindi non avremo più righe ben determinate, ma avremo una funzione dell'ampiezza e della pulsazione. Come vedremo, questo tipo di rappresentazione ci sarà molto utile quando poi studieremo la risposta in frequenza dei nostri sistemi. Noi assumeremo che i segnali agli ingressi dei nostri amplificatori siano segnali sinusoidali, o perché sono sinusoidali o perché sono stati ottenuti dalla scomposizione di segnali più complessi delle loro componenti sinusoidali. Quindi questo, diciamo, non lede la generalità di quello che stiamo dicendo. Detto questo, sui segnali passiamo invece a definire il concetto di amplificazione. Quando ci si occupa di trattamento di segnali, la operazione principale che si fa è l'amplificazione dei segnali. Questo per molti motivi. Spesso i segnali elettrici ci vengono forniti dall'uscita dei trasduttori che convertono segnali di altro tipo, come segnali di tipo meccanico o legati alle variazioni fisiche di qualche parametro, in segnali di tipo elettrico. Le uscite dei trasduttori tipicamente sono segnali che hanno un'ampiezza, un livello molto basso. Quindi per poter fare poi altre operazioni su questi segnali, la prima cosa che si fa, si amplifica un segnale. Quindi la categoria degli amplificatori è senz'altro, diciamo, quella dei circuiti principali per il trattamento di un segnale analogico. Quindi noi concentreremo il nostro studio alla realizzazione di amplificatori. Che cos'è un amplificatore? Cosa deve fare un amplificatore? Ci deve consentire di avere è un blocco, diciamo,
che ci deve consentire di avere in uscita un segnale di ampiezza più grande di quello che abbiamo all'ingresso. Chiaramente questo sottintende che l'unico parametro che deve cambiare facendo passare un segnale da un blocco amplificatore è la sua ampiezza. Quindi noi non dobbiamo in nessun modo alterare la forma del segnale, perché la forma contiene l'informazione di interesse. Quindi quando parliamo di amplificazione, noi parliamo di un'operazione lineare. Se noi abbiamo un segnale sinusoidale, dobbiamo ottenere un segnale sinusoidale di ampiezza maggiore, ma che non, a cui non è stata aggiunta nessuna informazione e di cui non è stata alterata nessuna caratteristica, che non l'ampiezza. Quindi noi utilizzeremo questi amplificatori, che per quanto detto sono amplificatori lineari, in generare un simbolo di questo tipo. Diciamo prima il più generale possibile. Quindi il simbolo che generalmente si usa per identificare un amplificatore è un simbolo di questo tipo, dove diciamo idealmente la freccia ci dà il verso dall'ingresso all'uscita. Nella pratica, dal punto di vista realizzativo, la gran parte degli amplificatori non presenta due terminali di ingresso e due terminali di uscita indipendenti, ma abbiamo un terminale comune che viene detto massa o riferimento dell'amplificatore. Quindi, diciamo, nella pratica noi avremo piuttosto una situazione di questo tipo qua. Cioè il blocco amplificatore ha sì due terminali di ingresso, due terminali di uscita e un doppio dipolo, ma uno dei due terminali è in comune tra ingresso e uscita e per lui è il riferimento del sistema. Chiaramente qual è lo scopo di questo circuito amplificatore? Evidentemente noi siamo interessati a mettere una grandezza in ingresso, immaginiamo di voler amplificare una tensione, chiamiamo la P con I di T, e avremo un carico in uscita che immaginiamo essere una resistenza di valore R con L, L stato di load. Noi siamo interessati ad ottenere in uscita una replica amplificata del segnale che abbiamo messo. Replica amplificata che cosa significa? Significa che la tensione di uscita deve essere pari alla tensione di ingresso moltiplicata per una costante. Questa costante, che è il termine di proporzionalità sostanzialmente tra l'ampiezza dell'uscita e l'ampiezza dell'ingresso, trattandosi di tensioni è conveniente indicarla con A con B, viene detta guadagno o amplificazione di tensione. Quindi noi possiamo definire A con B come il rapporto tra le ampiezze della tensione di uscita e della tensione di ingresso.
allo stesso modo potremmo immaginare di avere in ingresso una corrente e quindi ottenere in uscita una replica amplificata della corrente d'ingresso. Quindi, così come abbiamo definito l'amplificazione o il guadagno di tensione, noi possiamo definire amplificazione di corrente come il rapporto tra la corrente di uscita e la corrente d'ingresso. La corrente di ingresso la richiamo così, la corrente di uscita I con 0. Ma gli amplificatori possono, potendo amplificare sia la tensione che la corrente, amplificare la potenza sul carico rispetto alla potenza di ingresso. Quindi noi possiamo ancora definire l'amplificazione di potenza che cosa? La potenza sul carico rispetto alla potenza di ingresso. Quindi V con 0 per I con 0 fratto V per I con I. Come vedete, questo termine non è altro che la A con V, quest'altro termine rappresenta la A con I, per cui questo termine non è altro che il prodotto tra il guadagno di tensione e il guadagno di corrente. Guardate, il fatto che noi riusciamo ad amplificare la potenza è un fatto fondamentale ed è sostanzialmente quello che distingue un amplificatore da un trasformatore. Anche in un trasformatore uno può avere una tensione in uscita più grande di quella dell'ingresso, ma a scapito dell'altra grandezza. In questo caso noi riusciamo ad avere un guadagno di potenza. Queste tre grandezze, A con V, A con I, A con P, convenzionalmente vengono definite in decibel. Per cui noi definiamo l'amplificazione di tensione in decibel come 20 volte il logaritmo decimale del modulo per il guadagno di tensione, l'amplificazione di corrente in decibel come 20 volte il logaritmo decimale del guadagno di corrente, l'amplificazione di potenza in decibel come 10 volte il logaritmo decimale del guadagno di potenza. Perché ho messo il modulo? Perché molti circuiti presentano un guadagno negativo. Che cosa significa che l'amplificazione è negativa? Non significa che l'amplificatore attenua il segnale dell'ingresso, ma significa che la sinusoide di ingresso e la sinusoide di uscita sono sfasate di 180 gradi. Quindi molti amplificatori hanno questo tipo di comportamento, sono diciamo invertenti, tra virgolette, per cui è vero che l'uscita è una replica dell'ingresso, ma abbiamo introdotto uno sfasamento di 180 gradi, che non è considerata una distorsione dell'informazione. Quindi un'amplificazione, un guadagno negativo, non dice, non rappresenta una attenuazione del segnale, ma tiene semplicemente in conto di uno sfasamento. Viceversa, un'amplificazione minore di 1 rappresenta un'attenuazione del segnale. Quindi noi dobbiamo guardare questo piuttosto che il segno. Quindi questo per quanto riguarda la definizione delle grandezze, amplificazione di corrente, di tensione. Diciamo, un'osservazione che dovrebbe saltare agli occhi è questa: com'è possibile che un circuito aumenti la potenza sul carico rispetto alla potenza che tiene all'ingresso?
Chiaramente affinché questo accada, cioè affinché io abbia più potenza in uscita di quella che aveva il segnale d'ingresso, è necessario che sia stata fornita potenza al sistema, altrimenti diciamo, questa trasformazione non sarebbe possibile. Quindi già questa semplice osservazione ci dice in realtà che per avere un amplificatore io devo in qualche maniera, oltre al segnale che contiene l'informazione, ma certamente non la potenza, io devo immaginare di fornire potenza a questo sistema. Questo che significa? Significa che l'amplificatore, oltre all'ingresso per il segnale, che sono quelli che abbiamo evidenziato qua, deve avere anche degli ingressi aggiuntivi attraverso i quali io posso fornire la potenza necessaria perché questo lavori. Quindi se io voglio rappresentare un amplificatore, devo evidenziare anche i terminali attraverso i quali viene fornita potenza. Quindi molto più, diciamo, realisticamente il nostro sistema sarà fatto così. Prima è la parte relativa ai segnali, ma dobbiamo necessariamente immaginare di avere altri due terminali ai capi di questo circuito amplificatore attraverso i quali io posso collegare due alimentazioni con batterie, chiamo il più e di meno, che sono batterie, quindi queste sono segnali continui, segnali di valore costante, e avendo inserito queste due batterie avrò la circolazione di due correnti DC, di più e di meno, all'interno della batteria. Quindi come vedete coesistono all'interno di un amplificatore due sezioni, diciamo così, una parte che è relativa al segnale, che contiene l'informazione che io voglio trattare, e una parte che invece fa da alimentazione al sistema, che serve a fornire la potenza necessaria per poter compiere l'azione dell'amplificazione. Se io collego due batterie, B più e B meno, quindi ho la circolazione di queste due correnti, io ho fornito al sistema una potenza, che è una potenza BC, che sarà pari a B più per il più B meno per il più. Allora, se adesso vado a fare il bilancio delle potenze in gioco, che cosa posso scrivere? Posso scrivere che la potenza in ingresso in questo sistema amplificatore da che cosa è data? È data dalla potenza AC, quindi dalla potenza del segnale V per I, più la potenza di C, che è quella che abbiamo fornito tramite le alimentazioni, quindi questa è la potenza che viene impresso, e questa potenza dove la ritrovo? La ritrovo nella potenza L trasmessa al carico, load, più la potenza dissipata.
dopo magari facciamo un esercizio numerico su questa parte, perché è facile rendersi conto che se uno vede i numeri in un gioco, queste grandezze sono molto diverse tra loro. Le batterie che si usano per alimentare un circuito amplificatore generalmente sono 10 volt, 12 volt, 15 volt, con delle correnti che saranno milliampere. I segnali che noi abbiamo in ingresso sono segnali che avranno un ordine di grandezza del millivolt, quelli che noi andiamo a amplificare. Quindi c'è una grande differenza tra queste due quantità. La potenza del segnale in ingresso, del segnale sinusoidale, è assolutamente trascurabile rispetto alla potenza che viene dal PC. D'altra parte, il segnale in ingresso deve contenere l'informazione, non deve essere un segnale di cui ci interessa la potenza. Quindi, se noi andiamo a utilizzare dei numeri in questa espressione, ci rendiamo facilmente conto che il contenuto di potenza fornito dal segnale di ingresso è praticamente nullo rispetto alla potenza che noi forniamo al sistema tramite le batterie. Quindi, noi definiremo rendimento dell'amplificatore la quantità PL rispetto alla potenza fornita in DC%. La potenza dissipata, che è un'aliquota abbastanza consistente, che è la potenza che noi dissipiamo all'interno del circuito per poter compiere l'azione dell'amplificazione, è il prezzo, diciamo, che uno paga per poter amplificare un segnale. Tenete conto che gli amplificatori hanno un rendimento basso, 23-24%, 25%. Tutto il resto della potenza fornita viene dissipata per effetto Joule all'interno del circuito. Okay? Noi d'altra parte non siamo interessati ad avere il rendimento, noi siamo interessati ad avere l'amplificazione. Aspetto importante è, riguarda la risposta in frequenza degli amplificatori. Avendo a che fare noi con segnali sinusoidali, che quindi sono caratterizzati da una certa frequenza, dobbiamo studiare come si comportano questi circuiti al variare della frequenza del segnale di ingresso. Come si può fare questo? Da un punto di vista proprio pratico, uno che cosa può immaginare? Può immaginare di avere l'amplificatore, applicare un segnale sinusoidale con una fissata frequenza, pulsazione o frequenza, io spesso le confondo, sono legate da una costante, quindi sostanzialmente è la stessa cosa, quindi un segnale che ha una fissata pulsazione, di fare questa analisi, fissa la pulsazione del segnale e va a vedere quanto vale il guadagno di tensione, cambia la pulsazione e va a vedere ancora che cosa ha ottenuto. Quindi anche, diciamo, dal punto di vista sperimentale è semplice ottenere la risposta in frequenza. In realtà noi abbiamo visto che se abbiamo una sinusoide in ingresso troveremo ancora una sinusoide in uscita,
che però presenterà un'ampiezza diversa e una fase diversa, molto probabilmente anche una fase diversa. Quindi se io voglio caratterizzare completamente la risposta in frequenza dell'amplificatore, io devo andare a valutare sia per una fissata frequenza, una pulsazione, il rapporto tra l'ampiezza dell'uscita e l'ampiezza dell'ingresso, ma devo andare a valutare anche la presenza di un eventuale sfasamento tra ingresso e uscita, perché anche questa è una grandezza che può variare con la frequenza del segnale che metto all'ingresso. Quindi se io definisco funzione di trasferimento o trasmittanza di omega, il rapporto sarà l'ampiezza dell'ingresso e l'ampiezza dell'uscita, questa trasmittanza mi caratterizza completamente la risposta del sistema al variare della pulsazione. Quindi per ogni pulsazione omega il rapporto tra le ampiezze rappresenta il modulo della trasmittanza o il modulo della funzione di trasferimento. La fase tra ingresso e uscita rappresenta la fase della trasmittanza. Entrambi i parametri sono funzione della frequenza. Questo che cosa ci dice? Che io per caratterizzare un amplificatore, quindi che cosa faccio? Fisso la frequenza, vado a vedere il rapporto dei moduli e la fase tra ingresso e uscita. Cambio la frequenza, vado a vedere il rapporto di moduli e la fase. Quindi alla fine che cosa ottengo? Ottengo due tabelle, oppure meglio, due grafici, uno relativo ai moduli e uno relativo alla fase, che mi caratterizzano completamente il comportamento dell'amplificatore al variare della frequenza del segnale di ingresso. Certamente il grafico, diciamo, più importante, più interessante, è quello che ci dà il modulo della trasmittanza, della trasmissione. Quindi un grafico dove in funzione della pulsazione omega espressa in radiani al secondo io vado a rappresentare il rapporto tra le ampiezze. Anche questo è un valore che si tende a rappresentare in decibel, quindi più propriamente io qui troverò il 20 volte il logaritmo della P di omega. La forma di questo grafico mi dirà come si comporta questo circuito della frequenza. Una delle, diciamo, delle rappresentazioni più frequenti è un grafico di questo tipo qua. Una categoria di amplificatori presenta questo tipo di risposta in frequenza, almeno per quello che riguarda il modulo. Poi avremo modo di vedere anche la fase che cosa fa. Che cosa significa che un amplificatore ha questa risposta in frequenza? Come vedete, significa che esistono un campo di pulsazioni o di frequenza all'interno del quale l'amplificazione è costante, cioè un segnale con questa pulsazione viene amplificato esattamente della stessa quantità. Al di fuori però di questo range noi abbiamo che l'amplificazione diminuisce rispetto al suo valore massimo. Amplificatori con questo tipo di risposta in frequenza vengono detti a larga banda o a banda passante. Okay. Di questo tipo di grafico quali sono i punti più importanti? Beh, rispetto al valore massimo raggiunto dall'amplificazione si va a considerare il punto nel quale l'amplificazione diminuisce di meno 3 decibel rispetto al valore massimo.
queste sono cose che voi dovreste, diciamo, conoscere per altre vie, no? La funzione dei trasferimenti, diagrammi di Bohr, la risposta di frequenza. Se io vado a considerare questa linea, cioè dove il guadagno diminuisce di meno 3 dB rispetto al valore massimo, io posso individuare due pulsazioni, diciamo omega con 1 e omega con 2. Se avessi usato la frequenza anziché la pulsazione, avrei individuato due frequenze, f con 1 e f con 2. All'interno di questo range di frequenza io posso ritenere che il guadagno rimane costante. All'esterno, chiaramente, il guadagno diminuisce. Questa quantità F2 meno F1 viene denominata bandwidth, banda passante dell'amplificatore. Perché è molto importante determinare la banda passante dell'amplificatore? Facciamo un esempio semplice, poi torniamo, diciamo, a fare una classificazione. Facciamo un esempio di questo tipo. Supponiamo di avere un amplificatore che ha questa risposta in frequenza e supponiamo di mettere all'ingresso di questo amplificatore l'onda quadra che abbiamo visto prima. Abbiamo visto che l'onda quadra, rispetto al suo contenuto in frequenza, come è fatto? C'ha una serie di sinusoidi a frequenza crescente. Allora, se io vado a mettere qua sotto lo spettro di frequenza dell'onda quadra e immagino che, per esempio, la componente fondamentale sta qua, capita questa pulsazione qua, le altre componenti mi capiteranno qua e poi, vabbè, a decrescere. Vabbè, se questo segnale viene amplificato da questo amplificatore, che cosa succede? Succede che questa componente qua viene amplificata di questa quantità, questa componente qua viene amplificata di questa quantità, questa di questa quantità e così via. Allora, come vedete, il fatto che tutte le componenti non siano amplificate della stessa grandezza, che cosa mi produce in uscita? Mi produrrà in uscita che io avevo messo l'onda quadra e mi aspettavo in uscita un'onda quadra amplificata nell'ampiezza, mi troverò anziché un'onda quadra, ad esempio, un segnale che fa così. Questo perché? Perché le componenti armoniche non sono state tutte amplificate della stessa grandezza. Quindi ho una distorsione del segnale. Quindi conoscere la risposta in frequenza è fondamentale, perché io devo essere sicura che il segnale che io voglio trattare, il contenuto armonico del segnale, sia tutto compreso nella parte di banda piatta della grandezza. Naturalmente non tutti gli amplificatori sono amplificatori a larga banda, ma rispetto al comportamento con la frequenza possiamo osservare altri tipi di amplificatori. Qui ci sarà sempre la trasmittanza espressa in dB. Avremo amplificatori di questo tipo, quindi che hanno una risposta in frequenza che parte piatta e poi diminuisce il guadagno,
anche qui possiamo andare a individuare il valore che diminuisce di 3 dB rispetto al valore massimo e quindi individuare una pulsazione all'interno della quale possiamo ritenere il guadagno costante. Un amplificatore di questo tipo si dice un amplificatore passo a passo. Quindi in questo caso noi amplifichiamo a partire dalla componente leggera. Gli operazionali che abbiamo visto presentavano tutti una risposta di questo. Ancora un'altra tipologia di amplificatori relativamente al comportamento con la frequenza possono essere amplificatori che hanno una risposta in frequenza di questo tipo qua. Quindi amplificatori che sono caratterizzati dall'avere una amplificazione per un stretto range di frequenze. In questo caso qua si parla di amplificatori a banda stretta. La tipologia di amplificatori che noi vedremo sono essenzialmente amplificatori di tipo passo a basso e di tipo passo a banda. Non siamo interessati a questo tipo di applicazioni.